Allora, buonasera a tutti, eccoci qui in diretta. Adesso aspettiamo un attimo il collega che si connette e poi inizieremo a trattare dell'autostima, che è l'argomento di stasera. Ormai ci abbiamo preso gusto con le dirette, quindi perché no, visto che ci avanza tempo, abbiamo tempo da vendere, metterlo a disposizione un po' per parlare di queste tematiche che possono interessare. Ci sembra utile, quindi portiamo avanti con interesse e anche buona predisposizione tutto ciò che riguarda la psicologia, che comunque vi può aiutare sostanzialmente. Quindi adesso vediamo. Intanto come state? Come state proseguendo? Buonasera, Fabrizio. Buonasera, non so se mi vedi. Io non mi vedo. Adesso no, però prima sì. Prima Però prima sì. Ok. sì. Così sì. Così mi vedo, però è strano perché non mi vedo io. Comunque vado sulla fiducia. Ecco, proviamo magari a vedere se qualcuno dà un feedback. Vedete il collega Fabrizio? Qualcuno può rispondere? Esatto, ditemi se mi vedete. Complimenti per la scelta di argomenti interessanti. Bene, mi fa piacere che apprezziate. Vediamo. Sì. Ok. Sì, ok, mi vedo benissimo. Ok, allora sono solo io che non mi vedo, pazienza. Non importa. Beh. È il servizio, poi il resto. L'importante è essere visto, giusto? Ok. Allora, come stiamo? Come siamo? Beh, secondo me l'argomento di oggi è, come dire, interessante ed è molto adatto perché comunque la quarantena avanza, continua, stanca. Onestamente, io ne sono abbastanza stufo e quindi abbiamo bisogno di adoperare proprio tutte quelle che sono le nostre risorse interiori e parliamo infatti proprio di autostima, quindi di questo. Un po' di pillole di saggezza, un po' di pillole psicologiche, anche per cercare di dare un po' di ottimismo e forza anche alle persone che ci stanno seguendo, perché anche per noi psicologi, insomma, non è facile, no? Come per tutti del resto. E quindi poter magari parlare anche di tematiche che possono interessare, aiutare le persone ad acquisire un pochino di più di sicurezza in sé, credo che possa far sempre piacere. Quindi Certo, speriamo. certo. Possono apprezzare. Ok, e, beh, allora io direi di cominciare. Prima di tutto, io direi, come dire, diamo la nostra per le nostre personali definizioni di autostima. Ok, beh, dai, parto io. Beh, direi che sostanzialmente l'autostima è una valutazione che noi diamo a noi stessi, quindi una valutazione che può essere negativa quanto positiva, è la percezione sostanzialmente del nostro valore, quello che noi crediamo di essere, sia in termini di aspetto fisico, ma anche in termini di qualità, di capacità e tanto altro. Quindi questo è quello che mi sento di dire proprio ad un livello molto base, una valutazione che sicuramente dipende da noi, ma che tanto dipende anche dagli altri, perché poi gli altri ci danno continuamente dei feedback rispetto a quanto valiamo, se facciamo bene, rispetto anche alle nostre prestazioni. Quindi le due cose sono molto interconnesse. Certo, Sì, mi piace aggiungere il fatto che credo che l'autostima sia molto, è un, come dire, un fenomeno, un qualcosa di molto complesso per il fatto che in realtà abbiamo tante, tante opinioni su noi stessi che magari sono anche differenti in base a quelle che sono le situazioni. Quindi ovviamente noi psicologi ci riferiamo a quello. Lo potremmo dire, insomma, autostima, quello che nel complesso, ecco, pensiamo di noi stessi, però questo non esclude che persone con alta autostima, cioè, abbiano anche alcuni pensieri, alcune valutazioni negative su di sé e viceversa, anche
anche chi ha un'autostima bassa non vuol dire che ce l'abbia sempre in ogni momento. E poi, sai, a me Elisa piace sempre una riflessione che mi aveva condiviso un mio amico che diceva: il momento in cui si vede l'autostima, è quando le cose fuori vanno male. In quei momenti lì, secondo me, si vede veramente quanta autostima una persona ha, perché lì può fare riferimento solo alla forza interiore che ha. E in effetti, se penso a tutte quelle persone che, per esempio, dicono: però i narcisisti sembra che hanno tanta autostima, quella persona lì è arrogante, però mi sembra che autostima, però tipo tutte quelle persone lì cascano su questo tipo di situazione, perché poi quando le cose vanno male, se la tua autostima è un'autostima fake, come le fake news, crolla e tu ti ritrovi solo in mezzo alle macerie. Certo, sì, sono assolutamente d'accordo. Ricordiamo che il narcisismo è una forma fittizia di autostima, quindi il narcisista in realtà sotto sotto cova un grande senso di inferiorità che per questo motivo colma disprezzando gli altri, svalutandoli e facendosi bello lui, quindi stando sempre al centro dell'attenzione, cercando approvazione, circondandosi di persone che lo elogiano. E questo non è tipico di una persona con autostima, perché una persona che ha sicurezza in sé non ha bisogno di svalutare gli altri. Ricordiamocelo perché questo è importante, sa il suo valore e quindi aiuta anche agli altri molto probabilmente a ricercare il suo, no? Quello dell'altro. Quindi dà anche una mano. Possiamo anche forse definire la persona con autostima una persona assertiva, una persona che magari anche ad esprimere i propri bisogni, non invadendo lo spazio dell'altro, rispettandolo, perché poi entra in gioco anche tantissimo la comunicazione, quindi come io mi rapporto all'altro. Forse anche da lì che si vede proprio la differenza di una persona che sa apprezzare se stesso e quindi apprezza anche l'altro, a differenza Certo. del vista che invece, appunto, avendo un'autostima fittizia, disprezza se stesso sotto sotto e quindi cerca di disprezzare anche l'altro perché l'amore di sé che ha non è vero. Questo mi Certo. preme metterlo in chiaro perché poi magari alcune persone possono fare anche una confusione a riguardo. Sì, infatti ricordo che un video che ho fatto per YouTube l'ho fatto proprio sulla base di una domanda di una delle persone che mi seguono, era proprio come distinguere l'alta autostima dal narcisismo. Sintomo che proprio sì, c'è questa confusione, quindi bene che una volta di più l'abbiamo ribadito come stanno le cose. Vedo subito un commento di un'ascoltatrice che ci dice: verissimo, a proposito del ragionamento di prima sull'autostima che si vede nei momenti difficili, io mi sono stupita del mio atteggiamento positivo verso questa tragedia che stiamo vivendo. Questo è molto bello perché a volte anche nella crisi è possibile riscoprire le proprie qualità o comunque venire a conoscenza di alcuni aspetti di noi che neanche pensavamo di avere. E questo è fantastico perché ci può proprio far capire che nella crisi, nel momento negativo, possono uscire delle cose, delle risorse, delle competenze che si pensava quasi di non avere. Quindi questo è il lato positivo di tutta questa faccenda ed è forse anche proprio quello che ogni persona dovrebbe fare, ricercare le proprie qualità, che spesso vengono messe sotto al tappeto, invece affiorano i difetti, i limiti e le insicurezze, perché abituiamoci anche a vedere quello di buono, no? Che abbiamo in noi. Certo. A questo proposito mi riallaccio per fare un commento che poi introduce anche un'altra domanda con cui vorrei che ci confrontassimo, Elisa, no? Cioè sul fatto che, perché poi un'altra delle domande che le persone fanno spesso è: ma come succede che una persona si forma un'autostima bassa piuttosto che un'alta? A proposito di difficoltà a riconoscere le proprie risorse interiori, quello che io noto, per esempio, io prima di tutto l'ho notato su me stesso, perché non essendo cresciuto in una famiglia che valorizzava le mie doti, poi insomma ce l'ho messo di tempo per riuscire a farlo pure io, perché avevo imparato a trascurare le mie doti interiori piuttosto che a notarle. Questa esperienza mi è stata poi molto utile con diversi pazienti, perché tanti pazienti che vengono da noi, Elisa,
A volte hanno anche proprio delle evidentissime risorse interiori che, rispetto a cui però è come se fossero ciechi, come se avessero un paraocchi che gli impedisce di vederle, come se avessero appunto imparato a non vederle, a sottovalutarle. Quindi, basandomi su questo commento, vorrei introdurre questa seconda domanda, ossia, secondo te come si forma l'alta autostima, la bassa autostima? Inevitabilmente si forma a partire dalla primissima infanzia e poi si snoda in tutto il resto della crescita, quindi mi viene da dire, avendo anche proprio un orientamento sistemico-relazionale, che gran parte del lavoro lo fanno i nostri familiari, perché a seconda di come ci parlano, a seconda di come ci trattano, di come ci guardano, noi iniziamo a nutrire amore verso noi stessi, ma per come poi i nostri genitori ci trattano, quindi tanto parte da lì, perché è diverso se un genitore sprona il proprio figlio, quindi lo aiuta, gli dice bravo, anche quando magari è un fallimento, che cos'è che apprenderà il bambino? Che nonostante a volte si fallisce nella vita o non stia una prestazione eccellente, è comunque possibile essere amato, quindi è possibile comunque essere considerato degno di valore nonostante non si sia sempre perfetti, così come magari avere invece genitori che svalutano, che sono critici, porta invece un bambino che poi nel corso della crescita si troverà ad avere a che fare con diverse esperienze a nutrire forse la convinzione che lui non è degno di amore, non vale, e quindi anche quando si ritrova portare a termine attività in modo ottimale si metterà sempre in dubbio. Quindi credo che tanto parta dalle relazioni familiari, ma poi anche nel corso della crescita questo non è proprio tutto perduto. È possibile comunque avere anche delle esperienze soddisfacenti all'interno dell'ambiente scolastico, lavorativo, che invece possono dar prova del contrario. Quindi non è proprio tutto predeterminato. L'autostima è un processo in divenire, quindi possiamo sempre migliorarci e fare esperienze positive. Tu invece Certo. cosa ne pensi? Sì, allora ti rispondo con un concetto del mio approccio, che è quello dell'analisi transazionale. È un concetto che è molto importante per noi, è che ovviamente anche noi diamo grandissima importanza al sistema familiare, perché secondo me questa è proprio un'acquisizione della psicologia che non bisogna mai perdere. E quindi ottima la tua ottica, e noi per esempio abbiamo il concetto di copione, che intende che il bambino impara dai propri genitori e dalle figure che ha vicino a scrivere, per così dire, la prima bozza del suo copione di vita, che fondamentalmente si può ridurre al fatto: sarò un vincente, sarò un né carne né pesce, sarò un perdente, fondamentalmente in questi tre tipi di copioni. E potremmo dire che come dire, chi si fa un copione in cui si vede come un perdente, come non all'altezza delle situazioni, non vede, come non le vedevo io, appunto, le proprie risorse, si crea un copione da perdente. Inteso come perdente, nel senso un copione che non ti fa arrivare ai risultati che meriti e che desideri. Ovviamente, non si tratta del perdente con cui dici: ah, sfigato a qualcuno, dico a beneficio degli spettatori. E in effetti, sì, il copione della nostra vita cominciamo a scriverlo nell'infanzia, e alla fine gira, come ho detto anche nel mio libro Le 5 regole dell'autostima, alla fine il copione gira intorno alla tua autostima, l'idea che ti sei fatto di te stesso. E una cosa bella che anche noi analisti transazionali affermiamo è proprio quello che però il copione in ogni momento può essere ripreso in mano e riscritto. Possono essere cambiate le scene future, può essere cambiato il ruolo. E secondo me un ottimo esempio, anche molto grafico, sono quei tanti film hollywoodiani di riscatto, in cui si parte dal protagonista, no? Che è sfortunato, non ha la ragazza, c'ha pochi soldi. Sembra insomma che sia destinato a non combinare niente, invece poi riesce a trovare, fa una sorta di viaggio dell'eroe, trova le sue risorse, trova la sua autostima e realizza poi quelli che sono i suoi desideri. È molto bello, quindi
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, però vedevo che una domanda che è proprio in linea con quello che stai dicendo, chiedevano com'è possibile superare un trauma. Poi quando si parla di trauma, credo che bisogna sempre capire di che tipo di trauma stiamo parlando, però in riferimento all'autostima, com'è che è possibile superare un trauma avvenuto in età infantile che pesa sul valore di sé, magari in linea con il tuo approccio? Sì, dunque, in linea con il mio approccio, la cosa che a noi ci interessa, persino più di quello che oggettivamente è accaduto, quindi del trauma oggettivo, è il modo in cui il bambino, la bambina lo hanno vissuto, lo hanno interpretato. Questo perché a volte ci sono, faccio un esempio, no? Mettiamo la separazione dei genitori, è un evento forte per chiunque, no? Specie quando avviene in modo più conflittuale, poi magari si fa fatica ad accedere a uno dei due genitori, però è innegabile che ci siano bambini che lo vivono con minore difficoltà, ci si adattano più facilmente, altri bambini in cui questo segna proprio una traccia. Quasi se fosse un punto spartiacque, insomma, della loro esistenza, bambini o adolescenti. E quindi in quel caso, apparentemente, il chiamiamolo trauma, l'esperienza negativa a livello oggettivo è la medesima, ma è ben diverso il modo soggettivo in cui la si vive. E quindi in quel caso la prima cosa che andiamo a vedere è qual è il significato che il bambino, l'adolescente gli ha dato a questo evento, quindi rientrando nell'esempio a questa separazione, e quali idee si è fatto, perché potrebbe ad esempio essersi convinto che non è possibile fidarsi di nessuno, nemmeno dei propri genitori, che, come dire, hanno fatto questo split, questa divisione. Oppure potrebbe, crescere con la convinzione che, mettiamo che rimanga con la madre, potrebbe crescere con la convinzione che gli uomini sono, cattivi, sono inaffidabili. Questo in modo particolare, diventerebbe un problema come dire, per una ragazza oppure per un ragazzo a orientamento omosessuale, diventerebbe un grosso problema il pensare che gli uomini che a lui piacciono siano fondamentalmente delle delusioni, delle persone di cui non può fidarsi. Quindi bisognerebbe andare a quelle convinzioni che il ragazzino si è formato e poi noi insegniamo tanto a, come dire, far mettere il ragazzino o il non il ragazzino, pardon, la persona ormai cresciuta, farsi mettersi nei panni di genitore di se stesso o di una figura che ha svolto un ruolo genitoriale e parlare con quel bambino, parlare con quell'adolescente, con le parole che lui può capire e dirgli che capisce la situazione, capisce il significato che gli ha dato e spiegargli che le cose non stanno proprio nel modo in cui se le ha interpretate, ma soprattutto dargli sostegno emotivo, no? Del tipo io ci sono, ogni volta che ti senti solo puoi contare su di me. Quindi insegnare le persone ad autosupportarsi. In fondo l'autostima credo che significhi anche questo, Elisa, cioè diventare bravi ad autosupportarsi. Chiedo scusa se mi sono dilungato troppo. No, la spiegazione è stata molto esaustiva e poi per certi versi richiama anche proprio il modo in cui lavoro io, quindi il lavoro sulle parti, la parte bambina, la parte adulta, un po' perché siamo composti da parti, no? Non è che o siamo solo impulsivi o siamo solo razionali, cioè tutti noi siamo composti da vari aspetti, così come abbiamo ancora dentro di noi la nostra parte bambina e invece poi abbiamo la nostra parte più adulta, che forse poi la nostra parte esteriore, quella che tiriamo fuori in tantissimi contesti di vita, mentre la parte bambina ovviamente è la parte più emotiva, impaurita, che vive ancora sulla base delle esperienze infantili. Quindi è un po' come se la nostra parte adulta venisse fuori e prendesse per mano il bambino che è in noi. Questo è molto bello. Noi sistemici facciamo anche i cosiddetti allargamenti, quindi lavoriamo anche proprio con i diretti interessati, quindi mamma, Ah, papà, ok.
ancora in vita, partner, se ne è implicato, perché poi quello che noi abbiamo in testa, quello che abbiamo imparato, lo tiriamo fuori anche nella relazione di coppia, che è la relazione più intima che due persone hanno. Quindi chiamiamo i vari protagonisti, in seduta per capire anche il loro punto di vista, andare a ripescare certe storie, certi vissuti, capire se effettivamente è andata così, perché poi ognuno ha un proprio vissuto ed è proprio lì che ci può essere anche una riconciliazione. Quindi la persona che magari ha una bassa autostima capisce che forse il genitore non era cattivo di per sé, ma anche lui proveniva da una storia che lo faceva magari essere cieco su determinate aree, ad esempio il genitore che rimprovera, che è ipercritico, può essere mosso da un vissuto identico, suo padre, sua Certo. madre lo cavano, ma forse anche in un'ottica, come dire, educativa, per spronare la persona magari a fare meglio, o comunque sia, questo è ciò che hanno imparato, quindi forse lì si riesce veramente a comprendere che non è tutta colpa del genitore, no? Il fatto che comunque si è cresciuti con una bassa autostima o comunque con poca sicurezza in sé. Ci sono occasioni di riconciliazione oppure anche occasioni in cui purtroppo ci si rende conto che non è possibile andare oltre e allora lì la persona cerca di fare po' pace con il passato, mettersela via, per così dire, rielaborare il vissuto che fa stare male, traumatico, per poi andare avanti in un'altra misura, perché a volte bisogna fermarsi per guardare indietro e Sì. per poter andare avanti. Quindi questo è quello che facciamo noi, anche proprio un lavoro sul passato. Mi aggancio per dire che è molto importante, secondo me, quest'ultima cosa che hai detto in particolare, cioè il fatto che un indice di un buon lavoro psicologico che la persona ha compiuto dentro se stessa è proprio il fatto che arrivi a un perdono o comunque a una maggiore comprensione di quello che è stato il comportamento da parte dei propri genitori. Chiaramente qui lo dico al netto delle situazioni più gravi in cui ci sono abusi o violenze, eccetera. Però in generale è molto importante questo tipo di comprensione perché, parliamoci chiaro, la maggior parte dei genitori non lo fa apposta come dire, a sbagliare il modo in cui essere genitore. Ma è vittima nell'educare il bambino, spesso è vittima delle stesse difficoltà che ha avuto da bambino o da delle difficoltà che ha sviluppato poi nella propria vita per altre ragioni. Quindi lo trovo un concetto molto, molto importante, perché rimanere invece col cuore nel rancore, è quanto di più antiterapeutico mi venga in mente. E ti volevo leggere un bellissimo commento che ci è arrivato un po' di tempo fa, che diceva: la solitudine è come una lente di ingrandimento. Se si sta bene, si sta benissimo. Se si sta male, si sta malissimo. Che ne pensate? Beh, molto vera, direi, no? Una persona se sta bene con se stessa, sta bene soprattutto da sola, anche quando magari non ha grandi cose. Quindi credo che l'equilibrio interiore sia proprio connotato da una solida autostima. Che poi autostima non significa solamente piacersi a livello estetico, significa anche accettarsi, significa anche essere responsabili, saper perseguire obiettivi realistici in linea con le proprie capacità, quindi non porsi obiettivi troppo elevati che possono essere fonte di frustrazione perché non si riesce appunto poi a perseguirli e a raggiungerli. Significa anche consapevolezza e credo che questa è una frase molto vera, quindi il fatto di saper stare da soli con se stessi, forse è il vero, come dire, il vero nucleo della questione, il fatto di riuscire a stare anche da soli, non per forza sempre con gli altri, e quindi anche di chiedere dal loro giudizio. Prima passava proprio una domanda di una ragazza, che diceva: ma quando si dipende troppo dal giudizio degli altri, come si fa? È connesso a una bassa autostima, il fatto di riuscire poco a rispecchiare noi stessi, ma comportarsi in linea invece con ciò che vogliono gli altri. Io direi proprio di sì. Sì.
Sì, il fatto di dipendere dal giudizio altrui e di comportarsi o pensare come gli altri vogliono non è indice di una solida autostima. La persona che ha una solida autostima, che cosa fa? Esprime i propri bisogni, esprime come la pensa, esprime i propri sentimenti. A volte questo può essere anche discordante, quindi non in linea con ciò che gli altri vogliono da me, perché io sono Sì. sicura di ciò che sono, quindi non ho paura di dimostrarlo. Certo. Questa è la risposta che darei io. Sì, io spesso con le persone che presentano questo tipo di problema, che per i motivi che ti dicevo prima è stato anche un problema mio, quindi mi medesimo molto facilmente, trovo molto utile fare questa riflessione, cioè dire alla persona, ok, ma se lei utilizza una maschera per piacere agli altri, no? Si comporta quindi secondo questa maschera, piace all'altra persona, ok, ma sta veramente piacendo all'altra persona? O piuttosto all'altra persona gli piace una maschera, una sembianza che lei ha assunto? Cioè alla fine della fiera poi lei si sente veramente accettata, si sente veramente amata? E la risposta infallibilmente è no. E infatti anche quindi una frase anche a cui sono molto legata, è quello che, cioè, finché non togli quella che è la tua maschera, non ti dai la possibilità di essere amato e non dai la possibilità agli altri di amarti, perché non ti fai vedere per ciò che sei. E l'amore è per definizione proprio, l'accettazione di ciò che tu sei, volerti bene per ciò che tu sei. E, È per molto cui, interessante. sì. Sì, quindi se ci sono appunto persone che ci stanno seguendo, che si sentono dentro questo problema, le vorrei davvero spronare a farsi questa domanda tutti i giorni, perché posso assicurare che aiuta a fare verità con se stesse e credo che possa aiutare a togliersi appunto gradualmente quella maschera che si sono messe. Per esperienza personale posso dire che è un'esperienza super liberante. E poi anche chiedersi quale bisogno mi spinge continuamente a comportarmi come l'altro vuole. Cioè è un problema mio, quindi è un mio pezzo, oppure è l'altro che non mi dà la possibilità di esprimermi. E quindi c'è anche poi l'altro, perché la relazione è sempre bidirezionale. Quanto sono io che non mi concedo la possibilità di essere, di esprimermi? E quanto invece anche l'altro che non mi facilita la cosa? Perché poi in relazione di coppia soprattutto entra in gioco anche il meccanismo dell'identificazione, della proiezione, cioè cerco di fare in modo che l'altro sia come io voglia, quindi poi si mettono in atto tutta una serie di meccanismi inconsci in cui ci viene un po' automatico cercare nell'altro quello che in realtà io non ho mai avuto, quindi il soddisfacimento delle nostre mancanze, però questa non è una vera accettazione della diversità dell'altro, quanto più il cercare di modellare l'altro come io voglio, come io desidero, in base ai miei desideri. Sì, vedo una domanda che, cioè, qui, come dire, fondamentalmente ho dato la risposta prima, cioè è peggio essere amati per ciò che non si è, oppure no, essere non amati essendo se stessi. La risposta che ho dato prima è quella che in realtà uno ha amato per ciò che non è, in realtà non è amato. Quindi è, come dire, una falsa illusione di alternative. Volevo riprendere un intervento che sicuramente ci mette, come dire, ci mette tutti un po' in difficoltà, però non lo voglio, come dire, non lo voglio far passare per rispetto di questa persona che ha voluto condividerlo. Cioè, come si fa ad avere autostima sapendo di un futuro molto incerto, sapendo che potrei rischiare di chiudere l'attività? Quindi è una cosa che è molto in linea con i problemi economici che ci possono essere adesso con il coronavirus. Come si può avere un'autostima alta pur sapendo questo? Sì, io la tradurrei come poter reagire bene, positivamente. Beh, forse anche concedersi il fatto che reagire subito in modo positivo non sarebbe tanto fisiologico, cioè normale provare un momento di sconforto e di preoccupazione di fronte a
queste difficoltà e questa incertezza. Quindi, innanzitutto, mi sentirei di normalizzare il fatto che magari una persona lì per lì può anche star male, sentire che l'autostima, insomma, in questo periodo non c'è, sentire la preoccupazione, la disperazione, sono tutte reazioni normali ad un evento che è inaspettato e che sicuramente non è positivo. Il fingere la positività in questo senso sarebbe, come dire, più preoccupante che invece essere preoccupati realmente. Quindi forse il Certo. fatto di accogliere questa emotività è normale e mi sento di dire che è bene farlo. Successivamente, però, non rimaniamo paralizzati in questo stato, quindi in questo mood, ma cerchiamo, quindi io invito la persona a cercare possibili soluzioni, possibili alternative, quindi valutare tutti i possibili scenari in cui potersi muovere, perché solo con un pensiero poi realistico e razionale che è possibile muovere dei passi efficaci e cavalcare l'onda, insomma, Certo. rispetto il discorso sulla crisi che una persona può vivere in maniera passiva e quindi lasciarsi assorbire dalla negatività, oppure vivere la crisi con tutte le emozioni negative, ma poi fermarsi e riuscire anche a farvi fronte, quindi tirando fuori le cosiddette risorse. Quindi mi sento di rispondere in questo modo, che forse per Sì. Sì. rimanere in palla ci vuole un po' questo, questi due step, uno successivo all'altro. Sì, mi viene anche in mente che ci sono, insomma, che io sappia, ci sono alcuni forum, alcuni gruppi di imprenditori che stanno facendo anche della formazione gratuita ad hoc proprio per professionisti che potrebbero ritrovarsi in crisi economica. Mi ricordo che c'era un professionista, adesso mi sfugge il nome, che aveva fatto una diretta, per esempio, con Luca Mazzucchelli su questo argomento, ma sicuramente è possibile rintracciarlo tramite Google. E so che ci sono delle iniziative solidali, ecco, da questo punto di vista, e quindi suggerirei alla persona che ci ha scritto di avvalersi di queste possibilità, perché è chiaro che se pensiamo di doverci risollevare da soli, la questione sembri molto più pesante. Se immaginiamo di poter trovare anche qualche sponda, qualche aiuto, sicuramente diventa meno difficili, come stiamo facendo anche noi psicologi. Ci sono diverse iniziative comunque dei nostri vari ordini e poi dell'ordine nazionale, eccetera. Penso sia un momento in cui è fondamentale fare il più possibile squadra. Sì. E mi verrebbe anche a dire un'altra cosa, cioè il concetto della common humanity, come la chiamano gli americani, cioè l'umanità comune, cioè qualunque essere umano nella tua situazione sentirebbe questo peso che senti tu per il futuro incerto. In un certo senso tutti noi lo sentiamo. Poi chi c'ha un'attività in proprio e c'ha No, proprio però un negozio proprio, magari di più. Però, insomma, anche noi psicologi che lavoriamo in proprio lo sentiamo e tantissime persone lo sentono. Quindi sentire che è una sofferenza grande, una grande incertezza che inquieta l'anima, ma che non sei il solo a provarla. Ma è una cosa che stiamo sperimentando un po' tutti, e quindi vivere questa dimensione di connessione con il resto dell'umanità. Senti, una cosa al volo, Elisa, ricordami, eravamo rimasti per fare di quale durata la diretta? allora, io direi non più di tre quarti d'ora perché poi Instagram può anche chiudercela inaspettatamente, quindi se la voglio salvare anche per dare la possibilità ad altri di seguirla Okay. Allora, direi di essere un pochino più brevi. sì, dunque, se quindi noi la vogliamo fare di tre quarti d'ora, diciamo che siamo all'incirca i 2/3 del cammino. Stiamo viaggiando sul 32-33esimo minuto. Beh, non so, possiamo magari dare spazio a qualche domanda, se qualche persona ha qualcosa da chiedere, possiamo provare a rispondere, se no, Certo. qualche chicca per migliorare l'autostima, no? Possiamo Sì, provare a se dare. riusciamo a fare tutte e due le cose, sì, è il top. Allora, forse avevamo già risposto prima, però riguardo la persona che chiedeva, no, come risolvere traumi infantili alla base della bassa autostima, se sono veramente traumi, io suggerirei proprio l'aiuto di un professionista. Cioè, voglio dire, Certo. esiste per questo la nostra professione. Poi, dunque, vediamo tra le ultime domande.
Dunque, via, questo ne hai trovato uno tu? No, mi Di affidavo. vedere. Ok, benissimo, ce n'ho uno che è, cioè, una situazione molto particolare. Nel dramma reagisco in maniera formidabile. Nelle piccole cose mi perdo. In questo non mi accetto e non mi capisco. Sembrerebbe una contraddizione. Ecco, nel dramma quindi a cosa ci riferiamo? Perché spesso, no, nelle cose più drammatiche riusciamo a, come dire, risollevarci in piedi, perché è come se dobbiamo farlo, quindi in quel momento tiriamo fuori delle cose che neanche noi sapevamo di avere. Nelle piccole cose poi è possibile perdersi, bisogna capire come mai, cioè qual è il motivo, quali sono le situazioni che ti fanno perdere in un bicchiere d'acqua, perché è paradossale. Però questo si aggancia bene anche a quello che dicevi tu prima, il fatto che l'autostima è sì un costrutto, un termine che va ad inglobare il valore della persona nella sua totalità, ma può essere anche settoriale, quindi una persona può sentirsi molto sicura sul lavoro e poco sicura in relazione, perché ad esempio lì entrano in gioco anche diversi sistemi motivazionali, quindi sul lavoro abbiamo il sistema della cooperazione, della competizione, della sfida, mentre ad esempio nelle relazioni d'amore entrano in gioco più i sistemi dell'attaccamento, dell'accudimento, il sistema sessuale, quindi il fatto che una persona possa nutrire delle difficoltà in un settore può essere spia di certe cose e non di altre. Forse queste piccole cose vale la pena di capire che cosa sono. Certo, sì. Bisogna sempre comunque cercare di entrare nel caso specifico. Sì, mentre parlavi pensavo al fatto che a noi ci viene da pensare che, cioè che se siamo capaci di fare una grande cosa, faccio un esempio, se siamo capaci una volta di fare una maratona, allora significa che sicuramente saremo in grado anche per anni e anni tipo di andare a correre tutti i giorni. In realtà non è affatto detto, perché la piccola cosa, nel senso di andare a correre ogni giorno, se noi la consideriamo, no? Un giorno e poi un altro e poi un altro, una settimana e un mese, un anno, diventa persino più grande rispetto all'evento grosso della maratona. In questo caso la persona diceva la morte di una persona, immagino di una persona a lei cara. Il discorso si complica anche perché lì per lì, se magari la morte è avvenuta non tanto tempo prima, lì per lì c'è una sorta di congelamento delle emozioni, si ha la sensazione magari di aver retto bene e magari il dolore esce più alla distanza, ma a parte questo, come dicevamo, un conto è la maratona, un conto è l'allenamento giorno dopo giorno. E poi un conto è un lutto, e un conto è l'autostima, quindi la propria persona. Cioè, stiamo parlando di una perdita di una persona cara, che è un discorso ben differente dall'apprezzare se stessi. Quindi le due cose possono essere connesse fino ad un certo punto, perché poi stiamo parlando di aspetti differenti della questione. Quindi non è detto che una persona che se la cava molto bene ad andare avanti e farsi forza su determinati aspetti di vita, anche drammatici, poi possa essere altrettanto forte nei confronti di se stesso. Certo. Quindi questo mi preme sottolinearlo. Poi dicevano come convertire pensieri negativissimi su se stessi in pensieri più positivi. Sì, No, prego. posso? Sì, ok. Ma io ad esempio non proverei subito a fare la conversione come dire, del pensiero negativo in pensiero positivo. Per esempio, so che ci sono dei coach PNL o anche alcuni psicologi che consigliano, no? Tipo, mi dico che sono brutto o no, de devo dirmi che sono bello. Non credo che funzioni molto perché è come costruire un tavolo che non ha le gambe su cui appoggiarsi. Mentre può essere utile una cosa che dicevi tu prima, cioè, per esempio, una cosa tu dicevi, no? Prima, quale bisogno si nasconde dietro questo?
modifichiamo leggermente, chiedersi, ok, ma qual è l'intenzione positiva che ci potrebbe essere dietro questo pensiero all'apparenza negativa? Magari se mi ritrovo di nuovo a dire che non sono capace nello studio, il pensiero positivo è che io vorrei essere bravo nello studio, vorrei averci gli strumenti e faccio, seppur in modo rude, faccio presente a me stesso che dovrei studiare di più, oppure che avrei bisogno di maggiori strumenti, come, che so, chiedere ripetizioni a dei professori, studiare libri migliori, sfruttare l'esperienza di altre compagne, studenti. Quindi questo già mi sembra una cosa più fattibile. Perché poi quando noi pensiamo qualcosa di negativo su noi stessi, alla fine ci offendiamo, no? Quindi quello di cui abbiamo bisogno è di ritornare a trattarci con gentilezza. Quindi, per terminare l'esempio che ti ho fatto, se al posto di dire sono un lavativo, non sono capace di studiare, sono un fallimento, ci diciamo, ok, come se parlassimo con un amico, ok, secondo me non stai facendo al massimo per studiare, no? Vorrei che ci dedicassi più tempo, no? Mi starebbe a cuore che tu ci dedicassi più tempo per avere successo negli studi. Suona in tutto un altro modo. Diventa una critica costruttiva, che Quindi forse non è. parlarti in modo amorevole, cioè non tanto giudicante, cacciante, quanto più il genitore amorevole che incoraggia, che ama, no? Il proprio bambino. Quindi in questo caso dobbiamo essere noi il nostro genitore amorevole che si sprona all'azione positiva. Ecco, e poi mi permetto anche di aggiungere una cosa, il fatto di fare delle esperienze positive, perché noi questa autostima qui, anche se l'abbiamo un po' carente sotto certi aspetti, la possiamo rafforzare facendo delle esperienze nuove che ci attraggono, per cercare, insomma, di anche misurarci con le nostre capacità e andare a raggiungere quello che noi reputiamo importante, quindi sperimentiamoci e cerchiamo anche di riconsiderare il fallimento, non tanto come una cosa così catastrofica, quanto più come un'occasione per provare a fare delle nuove cose, ed è lì che aumento Certo. anche la sicurezza e la mia autostima, perché poi se raggiungo risultati positivi, provo nuove cose, sono soddisfatto, questo fa sicurezza e dà anche buon umore. Sì, probabilmente è interessante questo circolo virtuoso. Cioè, da una parte, se io penso più positivamente riguardo a me stesso, tendo poi a fare delle esperienze migliori in cui sono più capace. Però è anche vero il contrario, cioè che facendo delle esperienze migliori, delle esperienze in cui io sono efficace, vado a modificare in meglio quello che è il concetto di me stesso. Quindi è molto prezioso questo concetto anche del fare esperienze positive, sicuramente. Senti, io direi di sfruttare il tempo che ci è rimasto. Diciamo gli ultimi minuti di diretta per dare alcune chicche, insomma, per l'autostima positiva. Direi di alternarci. Ok, va bene, stavo solo guardando gli ultimi commenti, se c'era qualcosa che potevamo sfruttare. Utilizzare. Esatto. Com'è possibile cambiare prospettiva? Ho migliorato la mia autostima con la mindfulness, la consigliereste? Assolutamente sì, la mindfulness è ottima per ansia, stress, per gestione delle emozioni, per accettazione di sé, quindi va benissimo, la consigliamo. Sorrido Elisa perché ci è arrivato il tema evergreen, cioè ormai c'è sempre. Farete una diretta sul narcisismo patologico? Può essere, adesso. Mai dire mai, per il momento non è nella scheda della programmazione, però. Sì. Potremmo pensarci. Allora, guarda, sì, Qualche io ho. piccola così velocemente che così poi magari Sì, salutiamo chi ci sta seguendo. dunque. Noi possiamo, per esempio, la cosa dell'esercizio del diario della gratitudine, quello per cui prima di andare a letto ti scrivi tre cose positive della giornata, lo
possiamo anche rendere un diario della gratitudine a me stesso e quindi scrivere ogni giorno tre cose per cui io mi sento grato a me, per esempio. E non so, una cosa, per esempio, potrebbe essere, come dire, sono grato a me stesso per averci messo anche la mia simpatia in questa diretta. Questo può essere un esempio di quello che potrei andare a scrivere. No, questo è molto buono come esercizio, semplice, pratico, lo potremmo fare fin da subito. Io invece mi sento di consigliare magari qualcosa più sul corpo, visto che abbiamo tante donne che ci stanno seguendo, quindi mi sento anche direttamente implicata. Per amarci di più, ad esempio, sul nostro aspetto, sulla nostra fisicità, un esercizio che consiglio a volte anche in linea con la mindfulness è quello di mettersi di fronte allo specchio e provare ad osservarsi un po', quindi soffermarsi sui propri difetti, su quello che non ci piace, cercando anche di visualizzarci nelle nostre parti che non ci piacciono e starci un po' di più e capire anche che cosa ci suscita questo. All'inizio magari potremmo provare disprezzo, fastidio. Poi però pian piano, se questo esercizio viene praticato con costanza nel corso delle settimane, possiamo anche notare che se ripetiamo in modo benevolo e non giudicante che ci vogliamo bene, quindi non tanto giudicandoci nelle nostre parti più brutte, per così dire, ma provando anche a ripeterci delle frasi mentre ci guardiamo di amore, come ad esempio ti voglio bene, anche se c'è questa parte di me che non mi piace, ti accetto comunque. Il fatto di ripetersi delle frasi positive mentre ci si guarda, se portato avanti con costanza, può essere un buon esercizio per imparare l'accettazione di sé e per entrare anche in contatto profondo con quello che sono le nostre difficoltà e i nostri limiti, diciamo, corporei, per così dire, che poi ognuno è com'è, però è un buon esercizio per imparare a guardarsi un po' di più con amore. Quindi questo soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini, insomma, Sì. quindi Sì, no, leggo un'ascoltatrice che dice, no, parlandomi allo specchio mi sento un po' stupida, non riesco, ma questa ovviamente è la reazione iniziale che è normale per chiunque, ma non vuol dire che non ci riesci, ma come dire, continuando l'esercizio invece si normalizzeranno le tue sensazioni. E poi non è detto che bisogna ripetere queste frasi ad alta voce, è possibile anche pensarle, quindi guardarsi intensamente, guardarsi con amore se la cosa mette in difficoltà, però la difficoltà e la resistenza iniziale è proprio indice che invece questo esercizio bisognerebbe farlo. Sì, esatto. Lo faccio spesso. Eh no, sì, perché poi non si è abituati, però poi cambia anche proprio l'approccio a noi stessi, quindi lo consiglio, è molto utile. Certo. E vai, come dire, do la mia ultima pillola. Secondo me è importante averci chiari quali sono i nostri talenti, quali sono le nostre forze di base. E secondo me prendersi del tempo per pensare le cose che siamo veramente bravi a fare, quelle in cui siamo sopra la media, quelle per cui magari ci chiamano gli amici, guarda, fai te questa cosa perché io non sono buona a farla, tu sei molto bravo, no? Ecco, queste cose qui secondo me possono anche essere molto, molto utili. Perché possono costituire un po' dei punti fermi, mi verrebbe da dire delle scialuppe di salvataggio quando incontriamo dei momenti più di tempesta, ecco, nella nostra esistenza. Quindi penso che lavorare sui propri talenti, esserne consapevoli e non vergognarsi a dire quali sono i propri talenti, evitare la falsa umiltà, la falsa modestia, penso che possa essere molto, molto prezioso. Per chi ci ascolta.
Ecco, allora io riallacciandomi al tuo discorso, dico solamente una cosa in più, è anche opportuno a volte ripensare alle proprie esperienze positive, quindi laddove io mi sento incapace in una determinata cosa, allora mi fermo e dico cos'è che invece ho fatto di positivo in un'altra situazione, quali sono le cose che ho raggiunto. Quindi per ogni cosa negativa che trovo in me o per ogni esperienza in cui non mi sento tanto in grado, cerco di fare un po' un rewind e pensare invece a quello che ho raggiunto, che cosa ho tirato fuori in termini di risorse in altre circostanze che invece sono andate bene. Quindi anche ricordarsi i nostri successi ogni tanto, una bella rinfrescata di memoria fa più che bene. Sì. Voglio rispondere al volo a una spettatrice che ha detto: io non ho talento, no? A parte che non ci credo, perché tutti ce li abbiamo, però, tipo, già scrivendo questo dimostri che un punto forte per te è l'aspetto critico. Quindi magari, no? Questo tuo essere critico, in questo caso è troppo autocritica, però questo tuo essere critico, quali sono altri degli ambiti, altre situazioni in cui invece magari ti è utile. Magari, per esempio, ti è utilissima in alcuni ambiti di studio o di lavoro, o per evitare di, che so, andare appresso alle persone sbagliate in amicizie e relazioni sentimentali. Cerchiamo sempre di trasformare il pensiero negativo in pensiero positivo. Qui addirittura ci implorano di fare altre dirette. Ogni settimana provo a mettere un sondaggio sulle possibili argomentazioni, sempre in linea con le nostre competenze, ovviamente, e magari Sì. possiamo proporre un pochino più in là. E un'ultimissima cosa che adesso però mi è sfuggita, ah, ecco, il fatto di non avere talento. Va bene, magari tu non te lo riconosci, però il provare a chiedere anche alle persone che hai accanto, che ti vogliono bene, loro potranno dirti quali sono le tue qualità e in quali situazioni ti hanno visto vincente. Quindi se noi abbiamo un po' questo paraocchi, proviamo a chiedere invece anche agli altri, visto che anche gli altri ci possono dare il loro contributo. Ovviamente persone che ci vogliono bene, non persone che nutrono invidia o qualsiasi altro tipo di emozione negativa verso di noi. Ok, Certo. beh, io direi che insomma potremmo anche iniziare a salutare e chiudere. Che cosa dici? Sì. Sento che abbiamo compiuto il percorso di questa diretta, sia sì, un percorso compiuto. Sì, sono soddisfatta. Anche cosa, vediamo se c'è qualche feedback. Grazie di cuore. No, spero che No, sia piaciuto. ci sono tanti feedback, abbiamo cominciato già da qualche minuto fa a piovere tanti, tanti ringraziamenti. Addirittura vogliono già sapere argomento della prossima diretta, così decidete subito proprio. Ci dobbiamo pensare. Qualche idea. Beh, magari metteremo un sondaggio, poi ci confronteremo in seguito. Intanto io ringrazio tutti per essere stati con noi stasera. Ringrazio anche te, Fabrizio, visto che questa è la nostra seconda diretta insieme, magari ce ne saranno anche delle altre. Sì, E quindi, sicuramente. insomma. Sì, per me è stata particolare perché è stata una diretta al buio. Cioè, io tuttora la mia metà di schermo vedo solo il buio, quindi posso solo immaginare come risulto nello schermo. Però. Vedere, no? Nelle prossime 24 ore. Sì, mi vedrò dopo. Ok, va bene. Ok, allora io saluto e alla prossima. Buona Grazie. serata a tutti. Buona serata.